questa è la storia di un viaggio che non ha niente di speciale. Come questa ce ne sono tante, storie di ragazzi che, spinti dalla voglia di conoscere il mondo, preparano lo zaino e partono alla scoperta del Sud America, andando incontro ad avventure che porteranno con sé per sempre, fatte di luoghi, culture e persone speciali. Ho passato 5 settimane visitando alcuni tra i luoghi più belli del continente sudamericano, un viaggio dai ritmi molto intensi, ricco di emozioni e di incontri. Ho visitato il Cile e la Bolivia, attraversando deserti e le bellissime Ande. Ho conosciuto le bellezze del Perù, esplorando anche le parti meno turistiche. Mi sono imbattuto nella potenza della natura alla fine del mondo, vedendo le diverse facce della Patagonia. Tutto questo è il mio viaggio in Sud America. La cordigliera delle Ande è la catena montuosa più lunga del mondo. Con i suoi 7.000 chilometri si sviluppa lungo tutta la costa occidentale del Sud America e ne attraversa ben 7 stati. Una delle regioni più belle di questa catena montuosa si trova al confine tra il Cile e la Bolivia, perché la zona è ricca di vulcani, laghi, montagne, deserti e distese di sale. È proprio qua che il mio viaggio ha avuto inizio. Dopo aver preso un aereo che da Santiago mi ha portato nella regione settentrionale del Cile, ho attraversato le Ande fino a raggiungere il confine nord della Bolivia. Viaggiare in queste zone significa rimanere costantemente sopra i 4.000 metri sul livello del mare e un po' per l'altitudine, un po' per l'entusiasmo dell'inizio di una nuova avventura, mi sono sentito veramente sul tetto del mondo. Oggi il giorno della partenza, ci siamo, andiamo a fare sto zaino, ci dovrebbe entrare tutto, l'importante è che non pesi più di 23 kg. Pronti, dai, forza. Questa è una storia da raccontare, può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina, vago nell'eternità. Finalmente a Santiago, Santiago del Cile, proprio dal Cile che parte questo nuovo viaggio, 14 ore di aereo insieme a 2 giovani donne sulla 60ina. Una puzzava, l'altra russava. Siamo in Plaza de Armas, la piazza principale di Santiago. Ricordiamo che siamo a primavera, settembre qui inizia la primavera, nonostante questo la gente va in giro col piumino. Qui che inizia la nostra avventura insieme ai miei compagni, sarà sicuramente un viaggio pazzesco all'insegna del divertimento, vero ragazzi, dai, eh? Però parlate anche voi nei video, sennò sembro scemo, tutte le volte parlo io. Ragazzi, ma vuoi vedere che l'ho lasciato in Italia e sono venuto da solo in Sud America? E mo che minchia faccio? Oggi peraltro tutti i negozi sono chiusi, questo è dovuto al fatto che ieri la festa nazionale e oggi per tutto il weekend che verrà ci saranno delle feste popolari che vengono fatte in dei parchi di Santiago per celebrare l'indipendenza del Cile. Che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me
il mondo non c'è, c'è una galassia estiva. Si va, si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, per questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Ho deciso di abbandonare il centro di Santiago, dove non c'era nessuno, e sono finito in questo parco. C'è un sacco di gente, tante famiglie, è un po' una grande fiera. Trovano questi ponci, questi cappelli, poi vengono fatte le gare di bellezza di cavalli, i rodei. Insomma, è un po' uno sfoggio tutta quella che è la cultura cilena. Dopo aver passato una giornata a Santiago e aver assaporato l'atmosfera sudamericana che si respira nella capitale cilena, era già tempo di prendere un aereo e spostarsi al nord del paese, in una regione desertica al confine con la Bolivia. Direzione deserto di Atacama. El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana. Siamo a San Pedro de Atacama, questa è la porta d'accesso per il deserto di Atacama. È da qui che partono tutte le escursioni per il deserto di Atacama. Ci sono tantissime escursioni di tutti i tipi. Questa città sostanzialmente è diventata una città solamente per turisti, piena di ostelli, piena di gente. Appena ci si sposta dal centro non c'è veramente niente. C'è il deserto, da qui partono tutte le escursioni, quindi anche io ne approfitterò. Cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. La regione del deserto di Atacama è un luogo dal fascino estremo, con un paesaggio lunare fatto di distese di croste saline e qualche pozza d'acqua dove i fenicotteri rosa passeggiano tranquilli alla ricerca di cibo. Questo deserto possiede il poco invidiabile primato di essere il luogo più arido della Terra, con la quasi totale assenza di precipitazioni. Questa condizione di aridità estrema è dovuta al fatto che Atacama è chiuso in mezzo a due grandi catene montuose, la cordigliera costiera e quella andina, che bloccano qualsiasi eventuale afflusso di aria umida e fanno sì che in questa regione non piova quasi mai. Thank you.
domani si va in Bolivia, tour della Bolivia, ci aspetta il primo giorno una grande salita perché bisogna scavallare le Ande. Per combattere il mal d'altura qua c'è una soluzione, cioè che poi non si sa se funziona veramente, ma tutti ti consigliano di prendere le foglie di coca. Ebbene sì, sono legali e sono queste foglioline. Tu ci fai una specie di tisana e te la porti via e te la bevi via via. Però è bellissimo perché ci c'è tutto, c'è anche caramelle, ci sono, c'è in qualsiasi forma, forma di tè, bustini di tè, eccetera. Quindi adesso andiamo a comprare qualcosa e poi domani ce la beviamo, eh? Faccio sapere che effetto fa. Probabilmente è tutto più bello, per questo che tutti dicono che il Salar de Uyuni è così bello, perché tutti si drinkano la coca mentre vanno su e alla fine è bellissimo. Allora, giusto per mostrarvi cosa vuol dire la vita da ostello, questo è il bar dell'ostello dove sono a San Pedro de Atacama. La musica qui è costantemente accesa, 24 ore su 24, no, non 24, a mezzanotte smette, però tutto il giorno è accesa. E calcolate che queste casse sono abbastanza forti e che la mia camera è precisamente questa. Per cui se uno si vuole riposare il giorno è praticamente impossibile. Comunque lo scenario è questo, sono arredati molto bene, c'è un sacco di gente. Hello? Bello che qua veramente si incontrano tanti giovani, tanti ragazzi, tanta gente che fa la tua stessa cosa, per cui ci si scambia informazioni, ci si scambiano consigli. Poi praticamente tutte le sere organizzano qualcosa della serie, che stasera c'è un barbecue e infatti adesso mi vado a segnare. Ieri sera c'era una specie di spiedino gigante che hanno cucinato loro alla brace. Qui c'è la gente che fa cose. Ehi, hey, hola! Te lo vieni? Say hello, say hello. Hello. Sì, qui il ping pong. Hello. Hello. Hello, Benjamino. Tutto bene? Bien, good. Buona. E allora abbiamo... Niente, qui c'è la gente che vede. È pieno di gente, pieno di gente. Mi vado a segnare adesso. Si mangia l'anticucio, che è un tipico piatto cileno. Praticamente uno spiedino, con la differenza che ci hanno messo il coso di ferro dentro. È così, anticucio per tutti. Mi trovo alla frontiera tra il Cile e la Bolivia. Siamo a 4482 metri e stiamo aspettando che apra la frontiera boliviana per finalmente entrare in Bolivia. Ci aspetteranno 3 giorni di traversata con destinazione Salar de Uyuni. In questo viaggio saremo accompagnati dalla nostra guida, che con questa fantastica jeep ci porterà a destinazione. Qua il paesaggio è veramente strano, paesaggio lunare. Siamo circondati da vulcani altissimi e veramente impetuosi. Tutto quello che c'è qua è fatto dai vulcani. A pensarci vengono veramente i brividi, tutte le pietre, tutta roba vulcanica. È freddo, insomma, questo piumino, ma spero che scaldi con il sole che sta salendo. E sono con altri 5 ragazzi brasiliani, andiamo a fare questo viaggio insieme. Non appena superata la frontiera e entrati in Bolivia, ci siamo trovati immersi in paesaggi mozzafiato, talmente belli da sembrare di essere su un altro pianeta. Il viaggio in jeep 4x4 per attraversare la cordigliera delle Ande è stato indimenticabile e di per sé rappresenta una vera e propria attrazione. Deserti, montagne, lagune, geysers dipinti di colori dalle tonalità talmente forti che non sembrano neanche veri. Il tutto è arricchito dal fatto che si rimane sempre a un'altitudine maggiore di 4000 metri ed il respiro si rende facilmente più affannato. In poco tempo ho fatto amicizia con i ragazzi brasiliani, con i quali ho condiviso questi 3 giorni di traversata. Tra una battuta e l'altra
ci siamo goduti l'infinita bellezza di ciò che ci circondava. Il flamenco si nutrono di microorganismi colorati che danno il colore a tutte queste lagune e mangiandoli piano piano anche loro si colorano. Per cui quando nascono non hanno colore, sono marroni e poi piano piano mangiando assumono questo colorito rosa rosso. Tutto bene? Ciao! Tutto bene? Tutto bene? Va bene? Come stai? Quindi, visto che siamo altissimi, siamo a 4500 metri circa, io mi sto bevendo piano piano questa cosina. Che cos'è? Questa qui sarebbe un infuso di foglie di coca. Le foglie della stessa pianta con la quale viene fatta la cocaina. Dice che bevendo questo infuso dovremo acclimatarci meglio all'altitudine, quindi soffrire meno il mal di altura. Ora, per adesso sto benissimo, me lo sono già bevuto metà e quindi direi che funziona. Non so se è dovuto al fatto che sto bevendo questo o non mi sarebbe successo niente in ogni caso. Però, insomma, è una figata, sto bevendo l'infuso di coca. Questo chiaramente non dà effetti al sistema nervoso centrale perché assunto in questa maniera non dà alcun tipo di effetto. Ok, muy bien, estimado compañero amigo, yo soy el chofer guía de este grupo, de Benjamín, estamos con un grupo de Brasil visitando las lagunas altiplánicas, como se puede ver esta laguna altiplánica, se llama Laguna Honda. Che non ce lo facciamo un bagnetto alle terme a 4600 metri? L'acqua è 32 gradi. Sono piscine naturali di acqua termale. Sono con i miei amici brasiliani. Brasiliani. Dopo 3 giorni di viaggio, circondati da paesaggi e scenari incredibili, le sorprese non erano finite. Ci aspettava la ciliegina sulla torta, il cuore di questa avventura a quattro ruote. Ci siamo alzati alle 4 per vedere l'alba nel Salar di Uyuni, la distesa di sale più grande del mondo.
All'interno del Salar de Uyuni ci sono circa una quindicina di isolotti di terra in mezzo a questa distesa di sale immensa. Questi isolotti sono pieni di cactus che sono a dir poco di dimensioni spropositate, sono veramente giganti. Il legno di questi cactus viene usato dalla popolazione locale per fare un sacco di cose, perché appunto non avendo alberi, per lo più perché siamo nel deserto oppure nel Salar, vengono usati il legno del cactus. Quindi potete immaginarvi la sensazione di stare in un'isola completamente circondata dal sale. Si vede una distesa di bianco immensa, una cosa bellissima. Finalmente ci siamo! Siamo nel bel mezzo di Sua Maestà il Salar de Uyuni, la distesa di sale più grande del mondo. Una superficie di circa 10.000 km quadrati completamente ricoperta di sale. Siamo in Bolivia a 3.500 metri sopra il livello del mare. Questo è uno dei posti più belli del mondo, un posto pazzesco. Non si può veramente immaginare una cosa del genere. Dovunque ti giri vedi solamente bianco, 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 una distesa di sale incredibile. Qua una volta c'era l'oceano, tanto tempo fa, chiaramente si parla di molti molti anni fa, poi successivamente con la formazione delle montagne se n'è andato, è rimasto il sale. Nella stagione estiva lo vediamo così, in questa forma, mentre d'inverno si va a formare un piccolo strato di acqua che rende questo posto lo specchio più grande del mondo. E è veramente un posto pazzesco, perché non ho mai visto una cosa del genere. Sembra di essere nella stanza dello spirito del tempio di Goku. Ovunque ti giri, sei circondato, circondato dal bianco. Say hello. 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 Hello from Ireland. Hi from New Zealand. Yeah. Hello from Israel. Chile. Cool. Yeah. Ok, sono di nuovo nel Salar de Uyuni, però con nuova gente, una nuova macchina e sono riuscito ad arrivare in un punto del Salar dove c'è un po' d'acqua. Che è una cosa straordinaria, perché d'estate il Salar è tutto secco. Sono arrivato a Uyuni in città, ho scoperto appunto che c'è questa zona del Salar che in questo momento presenta questi 2 centimetri di acqua, forse quel tanto che basta per far venire fuori delle foto spettacolari. Quindi appena arrivato, sono arrivato all'ostello, ho usato lo zaino e mi sono diretto verso una di quelle agenzie che offrono questi tour e ho preso al volo una jeep che stava partendo per un prezzo veramente irrisorio, di circa 10-15 euro. Per cui niente, stasera aspettiamo qui che tramonti il sole e proviamo a scattare qualche foto notturna alle stelle.
e speriamo che questo riflesso ci aiuti per far venire qualcosa di bello. In tutto questo ho fatto nuovi amici. Say hello. Hi. Nuovi amici si fanno lungo la strada, quindi è una cosa bellissima. Non so se avete presente lo specchio più grande del mondo, perché se no ve lo faccio vedere io. È questo qua, cioè una cosa pazzesca, non ci sono veramente parole. Io spero che il video possa rendere l'idea di quello che significa stare in questo posto, cioè al di là di ogni dimensione spazio temporale. E il bello deve ancora venire con le stelle stasera. Qua si passeggia, si sente il rumore dell'acqua, gli stivali, e piano piano i colori cambiano e si va da tonalità celesti a un blu, a un viola, all'arancione, al rosso, bellissimo. Quindi sono veramente contento di aver avuto questa opportunità. Vedere il tramonto in questo posto è stato qualcosa di indimenticabile. Mi sono seduto su uno sgabello per una mezz'ora con la musica nelle orecchie a osservare la bellezza della natura. Di fronte a me non c'era nulla, o meglio, c'era una distesa di acqua e sale che rifletteva, fino all'orizzonte, i colori del cielo con tutte le sue sfumature, dall'arancione al blu, e le nuvole che sembravano essere state dipinte su una grande tela. Tutto questo era lì, davanti a me, e mi sono sentito davvero fortunato per poter essere in quel posto in quel preciso momento. È stato uno dei momenti più emozionanti di questo viaggio e non vi nascondo che ho pianto di fronte a tutta questa bellezza. Ho riflettuto sulla bellezza della natura e del mondo in cui mi trovo. Ho percepito una bellezza che supera qualsiasi capacità di immaginazione. Una bellezza che in quel momento si è trasformata andando oltre l'oggettività e diventando emozione. Ho sentito un flusso di energia che mi ha attraversato il corpo, come se mi stesse accadendo qualcosa di sovrannaturale. Mi sono sentito parte dello spettacolo al quale stavo assistendo. Ero solo, in mezzo a nulla, ma parte di un insieme straordinario, chiamato pianeta Terra. We'll be right back.
Oggi è l'ottavo giorno di questo viaggio ed è la prima volta che riesco a fare colazione in un ostello. Mi sono sempre dovuto alzare ad orari improbabili, le 3:30, le 4:30, le 6, per cui è la prima volta che riesco a svegliarmi ad un orario in cui la colazione in ostello è pronta. Qui stiamo alla lavanderia e si pesa noi vestiti, ogni chilo 20 boliviani, per cui 3 kg 60 boliviani. Non è che sono sudicio, però dopo 3 giorni di deserto sono polverosissimo, per cui è bene lavare le cose, dato che siamo all'ottavo giorno e mi aspetta ancora molto. Quindi dopo un giorno di riposo in ostello si parte con questo autobus per andare alla Paz. Quindi viaggeremo di notte, l'autobus parte alle 8, arriverà alle 6 del mattino. Questi posti sono uno spettacolo. Sedili reclinabili, si sta come di una tavola. Nakita puni uhuni hasta Hachanya ki umuna situ Hicha wai sarawa tewa Tati tu hakaru sarhe Hani puni uhut haniti Nukamam ti muna taha Nakita puni uhuni hasta Hachanya ki umuna situ Chawai sarawai kewa Tati tuha karun sarhe Hani puni ukut haniti Ukamanti munata. Benvenuti alla Paz, la capitale della Bolivia. Siamo a 3600 metri sopra il livello del mare. La città è collegata tutta da delle funivie che ti portano fino alla parte alta, 4100 metri sopra il livello del mare. Camminare qua è un po' faticoso, infatti si fa un paio di strade e già ci viene il piatone. Vedete, potete vedere tutti questi fili della luce. Le case mi sembrano messe una sopra l'altra. E è una città veramente piena di gente, piena di colori. Era una flore in mi vida, era la luz de mi alma, era la rosa más tierna. Siamo in Plaza Murillo, la piazza più importante di La Paz. Abbiamo alle nostre spalle la cattedrale, il palazzo del governo. In questa piazza il popolo si è sempre espresso, ci sono sempre state un sacco di manifestazioni. Infatti La Paz è una città parecchio violenta. Quindi questa è la piazza principale, ci sono più piccioni che persone e ci si sta bene, lì è abbastanza caldo. Sono maglietta a maniche corte. Sono in direzione Carretera della Muerte, la strada più pericolosa del mondo, chiamata anche Strada di Yuncas. È una strada che si trova vicino alla Paz, che viene chiamata così perché purtroppo è una strada parecchio stretta, sterrata, e c'è uno strapiombo grandissimo. La strada è stata chiusa per la sua pericolosità, ne è stata fatta un'alternativa in asfalto, però adesso è diventata una meta turistica per gli appassionati dell'avventura ed è possibile farla con una bicicletta mountain bike. La prima parte dovrebbe essere una parte asciutta
sull'altipiano. Si parte da 4600 metri e si scende per 3000 metri di dislivello per circa 56 km, arrivando a 1500 metri in una zona umida e bagnata, che è una zona detta giungla, quindi loro la chiamano giungla, quindi mi immagino ci sia abbastanza umidità. Quindi niente, adesso c'è la colazione insieme al gruppo, colazione e poi si va. Dopo essere sopravvissuti alla strada della morte, il giusto riposo per i vincitori. Buongiorno, sabato 28 settembre, undicesimo giorno, ho lasciato la Paz, preso un autobus stamattina alle 7 per dirigermi verso il lago Titicaca. Per raggiungere Copacabana, che è la città della Bolivia e si affaccia sul lago Titicaca, bisogna attraversare un pezzo di lago, questo lo deve fare anche l'autobus, ma è necessario che i passeggeri scendano, prendano una barcarola e l'autobus venga trasportato su una piattaforma che va veramente piano, per cui adesso sono in attesa che il mio autobus attraversi questo pezzettino di lago e per poi rimontare e raggiungere Copacabana. Da lì mi potrò dirigere verso l'Isla del Sol, dove mi fermerò una notte. Siamo sul traghetto che ci porta dalla città di Copacabana all'Isola del Sol. Il lago Titicaca è il lago navigabile più alto del mondo. Si trova al confine tra la Bolivia e il Perù, a 3800 metri sopra il livello del mare, ed è un luogo di autentica bellezza. L'Isla del Sol è l'isola più grande del lago. Secondo la tradizione è proprio su questa isola che avrebbe avuto origine la dinastia del popolo Inca. L'Isola del Sol è sempre stata considerata un luogo sacro perché il luogo dove è nato il sole, e per questo era meta di un lungo pellegrinaggio che attraversava tutto l'impero Inca. Per mia fortuna ho trovato subito un ostello disponibile dove poter dormire stanotte per la modica cifra di 13 euro, con una vista niente male, direi, quindi direi che mi va di lusso. Raga, a 3800 metri fai tre scalini, c'hai il fiatone veramente. Tu dove vas a scuola? Abajo. Sta la scuola qui abajo? Sì, sì. Sta a 19 anni, 4 anni. Questa famiglia sta costruendo una casa qua in cima a questo mirador, un posto bellissimo, muy hermoso, eh? Ah, sì.
vienen bajando. Questi sono dei mattoni fatti di terra. Che di che mas? Terra? Paja brava. Paja brava, che sarebbe un'erba. Fanno questi mattoni con i quali costruiranno questa casa. Yo las morenas quiero desde que supe que... Stamattina colazione niente male con vista sul lago Titicaca. Dopo 11 giorni di viaggio, dopo aver visto deserti, montagne, salar e aver conosciuto tantissimi giovani viaggiatori come me, era tempo di lasciarsi alle spalle il Cile e la Bolivia ed attraversare nuovamente la frontiera fino a raggiungere il Perù, sulle rive settentrionali del lago Titicaca. Perché cantando si allegra il cielito lindo, los corazones.